Buongiorno a tutti, eccoci finalmente con un appuntamento di grande importanza dai locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Oggi affrontiamo un tema che ci ribalta immediatamente nella modernità. Abbiamo da perlustrare il tema, l'argomento della intelligenza artificiale rapportata al settore del diritto e della giustizia in genere. È una grande opportunità che si innesta perfettamente nell'orizzonte di progresso e di visione che ha l'Ordine degli Avvocati di Roma e che proprio il Consiglio dell'Ordine, l'organo amministrativo di vertice dell'Ordine Forense Romano, intende percorrere. Andiamo subito alla sostanza. Il tema dell'intelligenza artificiale pone aspetti giuridici, processuali e di diritto sostanziale che debbono essere continuamente perlustrati, messi a disposizione della riflessione di tutti i giuristi, e con questa ottica noi ci inerpichiamo nella sessione formativa di oggi. La denomino sessione formativa perché fa parte di quella platea di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale, ma indubbiamente noi dovremmo parlare di Lectio Magistralis, che ci verrà somministrata da parte dei nostri autorevoli relatori. Chi abbiamo? Abbiamo sicuramente il nostro professor avvocato Giuseppe Corasaniti, che da magistrato è confluito adesso nei ranghi dell'avvocatura di qualità, ma ha mantenuto il ruolo di professore universitario presso la LUIS Guido Carli. Abbiamo anche il professor Giancarlo Taddei Elmi, che è un'altra autorità del settore di cui io avevo sentito parlare, non avevo avuto però l'opportunità di fare una diretta conoscenza come la sessione di oggi ci consente di fare. Abbiamo anche l'avvocato Contaldo, che ci tratterà del tema e particolarmente dei sistemi legali esperti, e poi abbiamo due cari amici, Sofia Marchiafava e Marco Scialdone. Sono due avvocati, devo dire che Marco Scialdone e Sofia hanno incarichi anche di carattere accademico universitario, ma soprattutto abbiamo la grande opportunità di mettere a disposizione di tutti i colleghi le intelligenze del settore. Non posso astenermi dal ricordare che è una volontà precipua del presidente dell'Ordine Antonino Galletti di perseguire queste strade di modernità e di modernizzazione della professione forense, ed uno degli araldi di questo indirizzo lo abbiamo nella figura del consigliere Andrea Pontecorvo, sempre all'avanguardia nei settori del processo telematico, quindi della comunicazione e della divulgazione delle iniziative del nostro ordine forense. Direi che con questa presentazione noi siamo costretti a seguire la strada dell'apprendimento e lo facciamo con grande entusiasmo. Quindi, seguendo la scaletta, mi permetto di invitare il professor Giuseppe Corasaniti a prendere la parola sul tema dell'intelligenza artificiale applicata al diritto penale e ovviamente anche al processo penale. Il tema che mi è stato segnalato è sicuramente uno dei temi più caldi in questo momento, ovvero sia come semplificare tanti adempimenti processuali, come rendere più efficiente un sistema processuale attraverso l'intelligenza artificiale. Una premessa, ma che credo sarà affrontata anche dal professor Taddei Elmi: si parla moltissimo in questo momento di intelligenza artificiale, ma in realtà il nostro è uno dei paesi che per primo, ricordo gli studi di Renato Borruso, oltre che gli spunti di Vittorio Frosini, che per primo ha individuato le tematiche dell'intelligenza artificiale, ponendole almeno
sul piano della ricerca quali centrali. Oggi l'argomento va di moda, ma è bene precisare una cosa semplicissima. Molti parlano di intelligenza artificiale, credo che il livello di comprensione effettiva del funzionamento dell'intelligenza artificiale reale sia veramente basso. Usare l'intelligenza artificiale è innanzitutto essere capaci di indicizzare i documenti e di usare i dati, anzi, se possibile, di usare bene i dati che sono strutturati in modo aggregato e che sono disponibili. Per chi utilizza informaticamente l'intelligenza artificiale, si parte non dalla definizione dell'algoritmo, che può essere più o meno semplice, ma non è certo una novità, sicuramente non è una novità nel panorama informatico, ma si parte dalla definizione del dataset, ovvero sia dall'insieme dei dati che aggregati consentono all'intelligenza di funzionare. Funziona così anche nell'intelligenza umana, ma nell'intelligenza di qualunque essere vivente. Noi siamo esseri senzienti che attraverso i sensi registriamo delle esperienze e usiamo le esperienze per ricordare, ma anche per improntare la nostra azione quotidiana, che è fatta di piccole e grandi scelte. E anche il diritto è materia di scelte. Finora l'attenzione degli studi giuridici si è concentrata anche in modo molto approssimativo sulla logica e sull'argomentazione. Oggi entra in gioco il tema dell'intelligenza artificiale. Particolarmente nel diritto penale il tema è di grande attualità, perché è proprio nel diritto penale che l'argomento dell'intelligenza artificiale si è fortemente manifestato attraverso l'utilizzazione del caso Lunis, che è stato oggetto dell'inizio del dibattito attuale sull'applicazione in ambiente giuridico dell'intelligenza artificiale. E si tratta appunto di una decisione che negli Stati Uniti ha suscitato un forte scalpore. Ecco, guardate Loomis, che è il detenuto che ha dato origine alla polemica e che è in qualche modo il protagonista, il primo essere umano a essere giudicato da una macchina. Ma tutto questo attraverso un algoritmo, un programma che era a disposizione del giudice. Nel sistema americano il sistema penale elimina qualunque discrezionalità da parte del giudice nella scelta centrale, ovvero se di colpevolezza o di non colpevolezza, ma lascia un ampio spazio al giudice di definire nel concreto la pena. Anche se recentemente nel sistema americano si sono limitate di molto le facoltà del giudice di intervenire in senso positivo, di sicuro l'applicazione dell'algoritmo Compass, che è un programma sviluppato da un'azienda privata, funzionava non per definire in via generale un algoritmo, ma per aiutare il giudice a stabilire, esattamente come noi facciamo già attraverso dei programmetti che utilizziamo anche per definire in sede di patteggiamento il calcolo della pena equa, esattamente per lo stesso motivo, per attribuire ad un comportamento giudicato come sanzionabile penalmente la pena equa. Ecco, utilizziamo questa espressione perché l'equa pena, così come l'equo risarcimento, sono degli elementi fondamentali nell'applicazione del diritto, mentre nel diritto civile è larghissimo l'uso di tabelle di calcolo, basti il riferimento alle cosiddette tabelle di Milano, che funzionano perché un tribunale, che è quello di Milano, ha definito il risarcimento medio in relazione al pregiudizio dell'integrità fisica di una persona,
e quindi ha stabilito una base che non rappresenta un vincolo per il giudice, ma è pur sempre, se si vuole, un algoritmo, non sarà informatico, ma è un ragionamento di tipo grigliare, di tipo tabellare. Nel caso di Loomis abbiamo un programma informatico che ha valutato, attraverso una serie di domande poste al giudice, che ratificava poi a suo modo il contenuto di queste domande, il programma individuava le probabilità di rischio e quindi individuava una pena adeguata al detenuto, immagazzinando queste informazioni e sostanzialmente classificando Loomis come persona ad alta propensione di ripetere lo stesso reato. Guardate che il sistema del computo della pena in Italia non è che si differenzi molto, e che vi è tuttavia, e lo vedremo, una differenziazione molto molto importante che va sottolineata. Compass ha utilizzato un algoritmo che associava alle domande e alle risposte un punteggio percentuale per valutare, quindi aumentare o diminuire, il rischio di recidiva e segnalarlo appunto al giudice. Secondo Compass, ovviamente l'algoritmo è coperto da segreto industriale, non sarebbe così nel nostro ordinamento, anche la posizione giurisprudenziale che già comincia a individuarsi, almeno da parte dei giudici amministrativi, in ordine alla trasparenza dell'algoritmo adottato dalla pubblica amministrazione, ma sicuramente la valutazione di Compass corrisponde a una media statistica, cioè attraverso il punteggio che si dà alle domande, una media che viene definita equa. Utilizzava dei criteri legati a quelli che noi utilizziamo anche nel nostro paese, che sono i precedenti penali e quindi la storia criminale dell'individuo, la propensione a commettere reati in via associativa, il coinvolgimento in traffico di stupefacenti, indicazioni anche legate al periodo giovanile, cosa che ovviamente nel nostro paese non è possibile, ma soprattutto individuava una scala precisa di recidiva violenta, aumentando il punteggio e quindi classificando l'individuo in modo tale da adeguare la pena e anche il periodo post pena, che negli Stati Uniti ha una particolare dimensione. È stata proprio la Corte Suprema del Wisconsin ad ammettere l'uso dell'algoritmo, e vedremo, la Corte Suprema ha ovviamente è stata investita della questione centrale, ovvero sia può un giudice utilizzare un algoritmo di tipo predittivo per effettuare le sue valutazioni. La Corte Suprema del Wisconsin ha ammesso che l'uso dell'algoritmo predittivo non è in contraddizione col principio del giusto processo, dell'equo processo dell'imputato. Può sembrare un'affermazione eccessiva, ma è fondamentale che sia tracciata, almeno per quanto riguarda il sistema americano, una distinzione che è fondamentale e che forse dovremmo considerare anche nel sistema italiano ogni tanto, ovvero sia la distinzione netta fra trial, il processo inteso come insieme di fasi che conducono alla sentenza, e il sentencing. E quindi, mentre il trial riguarda appunto il diritto alla difesa in tutte le fasi e negli ulteriori momenti che riguardano il procedimento penale, il sentencing riguarda appunto una attività che è riservata al giudice, l'unica attività riservata al giudice nel processo penale, ma guardate anche nel processo civile americano in termini di risarcimento, che è quella di calcolare sia una pena, ma vi dico anche un risarcimento adeguato, il sentencing. E allora è invalso nel sistema degli Stati Uniti, che fra l'altro è molto legato, vedremo, a un
un'altra caratteristica, che è quella della vincolatività del precedente giudiziario. Ma in questo caso, devo dire, il precedente c'entra fino a un certo punto, perché il software aiuta e continua ad aiutare il giudice nel definire, secondo anzi parametri precisi, vedremo che nel nostro sistema i parametri precisi già esistono e quindi in teoria sarebbero facilmente algoritmizzabili. Ma vi dico di più, questo già lo facciamo, già lo si fa nel penale per reati bagatellari, laddove ci sia, per esempio, da proporre una pena equa e proprio a volte da parte degli avvocati al giudice. Ovviamente, qual è l'elemento centrale, differenziante tra il nostro ordinamento e l'ordinamento degli Stati Uniti? Nel sistema penale americano la discrezionalità del giudice è molto molto ampia. Nel sistema italiano la discrezionalità del giudice, anche e soprattutto in materia penale, è molto limitata ed è oggetto di una verifica. Non solo, ma abbiamo un'imputazione formale che è l'unico titolo per l'impostazione della pena. Il fatto viene contestato e viene contestato nella sua ipotesi base, ma anche nella indicazione di quegli elementi fattuali che possono comportare un aumento si considerano anche, o almeno considera il giudice, anche gli elementi che attenuano la pena che potrà essere erogata nel caso concreto. E la colpevolezza, il fondamento, ma anche il limite della pena erogabile, e questo consente di valutare la condotta in concreto ai fini di una commisurazione reale alla personalità del reo, secondo quanto prevede l'articolo 69. E devo dire che se poi si fa un'analisi della giurisprudenza penale, e questo sarebbe anche un suggerimento molto importante per i consigli dell'ordine, si può capire quanto incidano nel caso concreto, distretto per distretto, le varie aggravanti e la considerazione delle attenuanti, e fino a che punto il giudice individui invece nel concreto una esigenza di commisurazione delle une rispetto alle altre. Anche questo è un argomento dove gli studi, devo dire orgogliosamente, di informatica giuridica avevano suggerito, ma tutto questo è stato inascoltato, almeno finora nel nostro paese, un approccio, come dire, giurimetrico, cioè basato proprio sul calcolo di alcuni elementi formali da decisione, per cercare non solo di prevedere, ma anche di osservare l'evoluzione giurisprudenziale. Quindi negli Stati Uniti l'elemento algoritmico entra in gioco solo ed esclusivamente nella fase di commisurazione della pena, proprio attraverso una valutazione trasparente del livello di pericolosità sociale. La cosa non deve terrorizzarci, perché guardate, in Italia si può ottenere lo stesso risultato, solo che si tratta di un'operazione matematica. L'aumento fino a un terzo o la riduzione fino a un terzo sono operazioni matematiche che spesso sono affidate a programmi che non hanno nessuna credibilità oggettiva, ma sono esclusivamente basati su un computo essenzialmente di diminuzione o di aggravamento di tipo tabellare, che chiunque può facilmente realizzare. E allora esce l'unica regolamentazione al momento individuabile, che è quella del GDPR, del regolamento europeo 679 in materia di dati personali, che fissa un principio centrale, almeno per quanto riguarda lo spazio giuridico comune europeo, ovvero sia il diritto dell'interessato a non essere sottoposto ad una decisione, qualunque decisione amministrativa ma anche giudiziaria, che si basi unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione, decisione che sia tale
da produrre comunque effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo sulla sua persona. Quindi evidentemente l'articolo 22 dà un ostacolo molto serio, molto consistente allo sviluppo di algoritmi e alla loro utilizzabilità in ambito penale. Ovviamente l'ostacolo è facilmente aggirabile, non solo quasi sempre in materia di conclusioni contrattuali nell'ambito civile, ma laddove una misura del genere fosse prevista dalla legge. Legge che, oltre a costituire la base giuridica per l'elaborazione automatizzata di dati per giudicare dei casi singoli, però dovrebbe in ogni caso prevedere misure adeguate a tutela dei diritti, della libertà e degli interessi dell'interessato nel caso concreto, e ovviamente sempre col suo consenso esplicito. La preoccupazione della GDPR è proprio quella di garantire comunque un controllo umano sulla decisione automatica attraverso la previsione di misure appropriate e attraverso una adeguata tutela proprio di controllo sugli algoritmi in relazione alla possibilità di sindacare il risultato, come dire, matematico dell'algoritmo, che in sostanza è una media statistica nel caso che viene più o meno orientata dalla soggettività dell'individuo. Questo per farvi capire un altro secondo punto dell'intelligenza artificiale. Guardate, l'intelligenza artificiale non è un risultato di attività digitali ed informatiche e basta, è il risultato di un insieme di conoscenze che oggi orientano già ora determinate scelte economiche e scelte amministrative. Questo perché molti dati, a partire da quelli meteorologici fino ai dati sanitari che stiamo vivendo in questo momento, questa tragica realtà, sono elaborati attraverso un insieme di esperienze diverse, non solo di tipo informatico, ma anche e soprattutto di tipo statistico. Ovviamente le funzioni di intelligenza artificiale tendono, su una base documentale, a individuare delle medie di contenuti che possono essere elaborate e proposte con ragionevoli possibilità di successo. E di qui anche un'esigenza che è stata avvertita a livello europeo dalla CPI, che è il comitato che si occupa a Strasburgo in sede di Consiglio d'Europa dei sistemi giudiziari, legata alla definizione di una serie di principi generali legati all'uso dell'intelligenza artificiale in questi ambiti. E vi è la definizione appunto di una grande attenzione ai diritti fondamentali, una grande attenzione al principio di non discriminazione, visto in particolare che occorre prevenire specificamente lo sviluppo o l'intensificazione di discriminazioni fra persone o gruppi attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, un principio soprattutto, e lo sottolineo dopo quello che ho detto sui dataset, di qualità e di sicurezza che riguarda i dati giudiziari, perché vanno certificate le fonti e soprattutto i dati utilizzati con modelli elaborati in modo interdisciplinare. Ora, questo concetto è un concetto che sicuramente è ostico sia in ambiente universitario che in ambiente istituzionale, ma è posto in primo luogo e sottolineato dalla CPI e da tutti i principali documenti che vedremo sono stati elaborati dagli organismi europei. L'ambiente tecnologico oltretutto deve essere sicuro, cioè deve essere tale da impedire delle distorsioni, ma anche degli accessi o delle utilizzazioni improprie dei dati. Il tutto secondo i principi di trasparenza, imparzialità ed equità e soprattutto garantendo un controllo formale da parte dell'utilizzatore e un lavoro di approfondimento proprio dei risultati stessi degli algoritmi. Il tutto si inquadra su una serie di indicazioni che sono state recepite
sull'intelligenza artificiale, che sono state recepite in numerosi documenti comunitari sui quali non mi soffermo. Va alla fine menzionato l'esperimento effettuato dal College of Law dell'Università di Londra sulla elaborazione della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani. In sostanza si è elaborato un modello di intelligenza artificiale simulando il ragionamento della Corte Europea dei Diritti Umani, addirittura arrivando a una riproduzione di decisioni umane effettivamente intraprese quasi all'80%. Ma in realtà, anche se questo elemento può sorprendere, può farci diventare immediatamente dei fan sfegatati dell'intelligenza artificiale, in realtà questo è un aspetto ingannevole, perché a ben vedere il principio che emerge dalla utilizzazione di questo esperimento è molto semplice. Laddove si tratta di individuare una decisione, una soluzione giurisprudenziale basata su delle condizioni rigide, è evidente che la decisione artificiale è quasi sovrapponibile e ha quelle percentuali di assoluta assimilabilità alla decisione umana. Più complesso è stato l'aspetto di individuare una decisione nel caso concreto e soprattutto in ambito penale che ha riguardato principi generali, principi fondamentali. E qui l'ambito di accuratezza si è improvvisamente ridotto al 62%. E allora, per enucleare qualche piccola conclusione, ovviamente tante sono le intelligenze artificiali. Io credo che si debba correttamente parlare di intelligenze artificiali e non di intelligenza artificiale, un po' come si faceva una volta con la proprietà. Ricordate, Pugliatti, esistono le proprietà, non esiste un unico concetto di proprietà. E la legge può essere modellata ancora matematicamente secondo un pensiero computazionale in modo da favorire l'applicazione? La risposta da informatico giuridico è ancora magari, ma ancora basta leggere una legge di bilancio. Siamo ben lontani da questo tipo di soluzione. L'approccio inferenziale del machine learning può essere importante per nelle questioni e soprattutto nelle regole non dette o supposte di applicazione del diritto. Questo è null'altro che un'applicazione giurimetrica. Noi a questi principi generali dobbiamo tornare. Questa moda dell'intelligenza artificiale è del tutto sorda alle sollecitazioni dei padri dell'informatica giuridica, che invece hanno dedicato molto tempo, e mi riferisco non solo a Frusini, ma uno dei più grandi maestri mai ricordati, che è Lee Lebinger, che è proprio il creatore dell'informatica giuridica, è stato il primo a usare un computer per risolvere un problema giuridico. Un uomo che ha svolto diverse esperienze, quella di magistrato e quella di avvocato, e spesso diceva quanto è importante avere svolto più esperienze per capire in profondità i problemi giuridici. L'approccio interdisciplinare, che è essenziale per l'intelligenza artificiale, deve avere due condizioni di base, che sono una grande attenzione all'innovazione tecnologica, ma una grande attenzione anche alla conoscenza effettiva degli strumenti dell'innovazione, perché altrimenti è facile, facilissimo parlare di innovazione, ma si è molto distanti dal comprendere effettivamente il funzionamento effettivo dell'innovazione stessa. Grazie. Grazie davvero, professore Colasanniti, per la grande opportunità che ci è stata offerta. Devo però fare subito un intervento, diciamo così, a gamba tesa, facendo leva sulla qualità di magistrato che è stata quella della tua persona. E allora ti faccio una domanda alla quale ti chiedo di rispondere con la sincerità, ma anche con la prontezza che sai offrire ed è richiesta. E cioè la domanda che peraltro ci è giunta e che ho condensato è questa: processo penale, reato, intelligenza artificiale, ma la nostra magistratura
è pronta, è favorevole, è sfavorevole, è neutra, come si posiziona, come si orienta rispetto al tema del diritto penale, del processo penale e dell'intelligenza artificiale. Su questo ci sono anche delle sperimentazioni, una a Brescia e un'altra in Corte d'Appello a Bari. Naturalmente il problema è capire come vengono individuati i precedenti, nel senso un'intelligenza artificiale funziona e dà un giudizio il più possibile equo, se è in grado di elaborare più precedenti e di tenere conto delle tante variabili, e se invece i precedenti vengono ristretti o soggetti a massimazione, evidentemente è facile elaborare un modello che apparentemente funziona, ma non è detto affatto che sia un modello di equo processo e sia un modello giusto. Guardate che dietro ogni decisione ci sono molti elementi che vanno presi in considerazione. Una decisione non è mai solo una sommatoria di più elementi o una sottrazione, ma è un qualcosa che riguarda il contesto nel quale viene a porsi, e soprattutto in un sistema come il nostro, che vede l'argomentazione come al centro della decisione giudiziaria, anche in relazione alla sua verificabilità e alla sua controllabilità. Quindi io credo che se i sistemi di intelligenza artificiale possono essere applicati, possono facilmente essere applicati mediante un'adeguata sperimentazione, ma in domini molto ristretti. Informaticamente significa, per esempio, un dominio che riguarda le sanzioni bagatellari, stradali, o qualcosa che può essere utile a smaltire l'arretrato giudiziario, ma attenzione, perché una persona, almeno al momento, il sistema normativo europeo non può essere giudicata affatto da un'intelligenza artificiale in ambito penale. Grazie ancora per questo intervento, questa precisazione che ci illustra lo scenario attuale e la direzione, diciamo pure europea, verso cui sta andando il nostro ordinamento giuridico. E adesso da penale noi passiamo al civile. Abbiamo la grande opportunità di avere con noi il professor Giancarlo Taddei-Elmi, che ci illustrerà trattando proprio il tema della responsabilità civile. Uno dei pilastri dell'attività dell'avvocato è certamente, nel settore civile, il settore delle obbligazioni. E nel settore delle obbligazioni noi troviamo incastonato la problematica della responsabilità civile, sia originata dall'attività negoziale contrattuale, sia quella dell'illecito extracontrattuale. Abbiamo quindi con noi il professor, ripeto, Taddei-Elmi, al quale affido il compito, per noi arduo ma per lui agevole, di illustrarci l'argomento e darci gli spunti sui quali proprio l'avvocato dovrà confrontarsi e verrà chiamato a operare nell'attualità e sempre di più nel prossimo futuro. Grazie professore, a lei la parola. Bene, grazie dell'invito, cercherò di stare nei tempi, anche se ovviamente il tema è abbastanza complesso, vasto e complesso. Il taglio, rimarrete forse un po' delusi però da questo mio intervento, perché io mi sono occupato dell'informatica giuridica nei dintorni della filosofia del diritto, quindi il taglio darò a questo mio intervento molto filosofico giuridico. Cercherò comunque di dare indicazioni anche di carattere più che altro teorico generale in relazione alla responsabilità civile, ma soprattutto anche alla natura giuridica dei sistemi di intelligenza artificiale, da cui deriva il problema della responsabilità, cioè la responsabilità è collegata poi alla natura giuridica dell'entità digitale, no? I robot che apprendono, i robot molto evoluti, eccetera. Si potrebbe, per guadagnare tempo, numero 4, slide numero 4, la questione che io non vedo,
qui, vabbè, comunque, il numero 4 è la questione natura dell'intelligenza artificiale, eccola. In realtà l'intelligenza artificiale e l'informatica hanno posto sin dall'inizio grandi problemi di lacune. Ci sono delle situazioni appunto informatiche, ben informatici, i programmi, il primo sono i software, no? La natura giuridica del software, brevetto d'autore, brevetto d'autore, eccetera. Quindi l'informatica e l'intelligenza artificiale hanno posto gravi problemi di lacune. Ci sono problemi di risoluzione semplice attraverso l'analogia, l'interpretazione, ma ci sono invece dei problemi che io chiamo di risoluzione problematica. Il problema della natura dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di intelligenza artificiale, è un problema complesso, di risoluzione problematica. Nel 90, però non è nuovo, e quindi riconoscere il merito non solo il mio ma quello del mio maestro Luigi Lombardi. Nel 1990 noi ci siamo posti il problema della natura dei sistemi intelligenti e ci ponevamo il quesito filosofico giuridico se questi sistemi potevano superare la soglia della cosa, cioè superare la dicotomia cosa-persona, cioè se queste entità molto intelligenti potevano diventare dei soggetti, delle persone, non più delle, e quindi essere considerati non più delle cose ma delle persone, e quindi essere titolari, come nella si vede, di diritti e doveri. La domanda che ci ponevamo nel 90 era: possono essere tutelati secondo la soggettività oltre che per il loro valore? La risposta all'epoca era ovviamente negativa, perché la tecnologia dell'epoca non offriva strumenti intelligenti, non certo gli strumenti particolarmente evoluti che invece ha prodotto oggi. Quindi all'epoca la risposta era negativa. Andiamo alla diapositiva successiva, da cui si vede lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, la quinta. La diapositiva 5 successive, in cui io mostro lo sviluppo, incredibile che ha avuto, prepotente che ha avuto la tecnologia della robotica e la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Le diapositive forse le vedete voi, no? Le successive, la quinta e la sesta, io non le vedo, fanno vedere che l'intelligenza artificiale è passata dal 70 al 2020, vedete addirittura dall'automazione industriale alle diagnosi delle automobili, eccetera. La diapositiva successiva fa vedere come si sviluppano le reti neurali. E infine la diapositiva 7, evoluzione dei robot. Ecco, vedete che dal 1970 a oggi l'evoluzione dei robot è incredibile. Si arriva fino a giocare a baseball, a calcio, anzi il gioco del calcio pare che sia la cosa più difficile per le variabili psicomotorie che ci sono da riprodurre. Però ormai i robot sono dei robot molto sviluppati che riescono a fare moltissime cose. Questo sviluppo, andiamo avanti, la diapositiva 12 mi sembra, la 12, si vede il robot che cammina, siamo passati appunto dal... No, questa siamo già avanti, la 12 e la 13, abbiamo fatto un salto, no, indietro. Si vede il robot che esapodo, il robot morfo, ecco, indietro ancora, indietro. Siamo arrivati, ecco, a questa... Ecco, il robot esapodo e il robot antropomorfo, quindi siamo passati dall'ENIAC del 45, da quei bestioni, dai calcolatori che erano, occupavano delle intere stanze. Io ricordo al CNUSE di Pisa, quando andai negli anni 80 a vedere i calcolatori, erano delle specie
degli armadi che occupavano stanze molto grandi. Oggi abbiamo invece questi sono dei calcolatori in realtà, ecco, odierni. Andiamo avanti, diapositiva successiva, c'è una bella signorina, ecco, siamo arrivati al robot umanoide. Quindi capite che dal 90 a oggi la domanda che ci eravamo posti, possiamo andare avanti con le diapositive, la domanda che ci eravamo posti io e Lombardi Vallauri nel 90, ovviamente va riproposta con forza. Il diritto di fronte all'intelligenza artificiale self-learning, cioè macchine che si autoprogrammano e che apprendono indipendentemente dal programma iniziale, ovviamente ripropongono il problema filosofico cruciale del passaggio da cosa a persona. Il diritto si è diviso, ovviamente la dottrina si divide, alcuni ritengono sia possibile attribuirgli una personalità, altri la negano, ma ripeto, si tratta di una personalità comunque di carattere ascrittizio, fittizio, attribuito, non si parla mai di una personalità ontologica, cioè assoluta, come quella dell'uomo. L'Europa, andiamo pure avanti alla diapositiva successiva, l'Europa scopre finalmente nel 2017, si accorge che ci sono queste signorine, diciamo, antropomorfe e questi robot che apprendono da soli e che, diciamo, svolgono delle... sono quasi irriconoscibili, sono quasi non distinguibili a prima vista da un uomo. E l'Europa finalmente scopre il problema. E ne ha già accennato il professor Crosaniti alla risoluzione del 2017, nella quale, ecco, finalmente il problema di norme per la robotica, e qui entriamo proprio nel tema che interessa particolarmente oggi gli avvocati oggi. E c'è un primo rapporto di una parlamentare europea, ma di 31 giugno, un rapporto con raccomandazioni alla Commissione su regole di diritto civile per la robotica. E la diapositiva mi sembra che sia questa qui, la diapositiva. Questa 11. È la numero 12, professore, la numero 12. Sì, 12, benissimo. Ecco, siamo alla risoluzione, certo, ma di Del Voa ha fatto un rapporto, un draft report al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo il 16 febbraio del 2017 emana questa risoluzione e riprende in larga misura il rapporto Del Voa a proposito delle norme di diritto civile dei robot. Riprende in larga misura e cosa dice a proposito della responsabilità civile? Suggerisce le ipotesi di responsabilità oggettiva e per fatto altrui e per genere del rischio. Quindi responsabilità ovviamente indirette. La dottrina su questo tipo, da Galgano, Alta, Bianca, ci possiamo sbizzarrire su queste classificazioni, ma comunque sono delle responsabilità che vengono chiamate appunto senza colpa, diciamo. Ribadisce l'opportunità di conferire, questa è la grande novità, ai SIA, ai sistemi di intelligenza artificiale, uno status di persona elettronica. Lo proponeva già la Madi Dalvo, lo ribadisce la risoluzione. A differenza del rapporto, del report di Madi Dalvo, non raccoglie il suggerimento della Robotax, cioè nel draft report del 2016 si proponeva una tassa sulla costruzione dei robot. Lì si è scatenato un dibattito a livello industriale, di opportunità industriale, quindi questo suggerimento nella risoluzione del 2017 non c'è. Le responsabilità oggettive, possiamo andare alla successiva diapositiva, che tutti voi conoscete perfettamente, cioè gli articoli del Codice Civile
nazionale è dal 2050, il 51, il 52, i motoveicoli, il prodotto, sono tutte responsabilità oggettive, le più gettonate direi, che sono la sistema di intelligenza artificiale come cosa pericolosa e la, quella come animali. Poi come prodotto, lì però ci sono le direttive europee che regolano, secondo l'Unione Europea, quelle direttive sono abbastanza, sono sufficienti a risolvere il problema del sistema artificiale come prodotto. Poi ci sono le responsabilità, andiamo avanti, eccessiva responsabilità per fatto altrui o vicarie, 8 minori allievi, colpe educando, la 2049, questa è la diapositiva precedente, comunque le conoscete benissimo, voi siete maestri in questo, dipendenti commessi e domestici, colpe in vigilando. Anche la colpe educando ha evocato, diciamo, è un'idea che non dispiace, non dispiaceva e non dispiace, perché appunto il programmatore sarebbe come una specie di precettore che avrebbe, diciamo, dato il via, che insegna, ecco, col programma insegna e continua a insegnare se ha il controllo sul sistema informatico, sul sistema artificiale, quindi anche la colpa in educando o anche la colpa in vigilando. Ecco, queste sono le figure che l'Europa suggerisce di utilizzare a proposito della responsabilità civile dei sistemi di intelligenza artificiale. Quella più che ha turbato di più gli animi è stata la proposta al numero 59, lettera F della risoluzione del 2017, la proposta di istituire nel lungo termine, quindi questa è una proposta, mentre le responsabilità oggettive e per fatto altrui sono quelle suggerite in questo momento, la risoluzione, il Parlamento europeo propone nel lungo termine di uno status giuridico specifico per i robot, che almeno i robot più, diciamo, intelligenti possono essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con i terzi. Di prendere che ci sono queste macchine autonome, indipendenti, e quindi propone alla, se propone, suggerisce questa. Si è scatenato all'epoca, nel 2017, ovviamente all'epoca, un paio di anni fa, si è scatenato un dibattito fortissimo su questo. C'è da dire che alcuni non hanno ben compreso che la risoluzione europea proponeva non tanto di attribuire la soggettività fisica come quella, come se fosse una persona umana, ma suggerivano la possibilità di attribuire uno status attribuito, ascritticio, come le persone giuridiche, come le azioni, come le società, come gli enti collettivi. Quindi era una proposta, diciamo, non così rivoluzionaria, però era in un certo senso abbastanza rivoluzionaria nel mondo del diritto. Infatti la dottrina, qui cito soltanto Ruffolo e Teubner, la dottrina nel 2020 e 2018, negli anni successivi, e 2019, gli anni successivi alla risoluzione europea, dibattono sull'identità elettronica, una entificazione, dice Ruffolo, ai sistemi di intelligenza artificiale molto evoluti. Teubner poi ha su un'idea, vi consiglio questo libro di Teubner, che è un giurista, un sociologo, un giurista, un privatista tedesco, è tradotto in italiano molto bene, il volume Soggetti giuridici digitali, e con una premessa di un filosofo del diritto, Pasquale Femia o Femia, ora non so bene come si deve pronunciare, e lui sostiene che l'algoritmo sarebbe un flusso informativo. Lui è un sociologo, quindi si rifà agli enti, diciamo, ai flussi informativi, alle comunicazioni, come un ente, un attore collettivo,
cognitivo, si rifà a lui, sostiene che questo algoritmo come flusso informativo potrebbe essere considerato una persona giuridica, persona però parziale, una persona parziale, ma ripeto, sono sempre persone giuridiche, personalità attribuite, non si parla mai di soggettivizzazione umana, che diventi un soggetto umano, ecco. È sempre come la persona giuridica, questo ci tengo a sottolineare. La diapositiva successiva spiega meglio Ebner, ma comunque questo libro lo consiglio. Nel frattempo l'idea della personalità giuridica attribuita, della persona elettronica, viene presa in conto da parte di vari organi successivamente. Il Comitato Economico Sociale Europeo nel 31 maggio 2017 si esprime in senso negativo. Questa è la diapositiva, mi pare, confermatemi, cos'è la 18? Assolutamente sì, è la numero 18, professore. Il CESE esprime con parere sulle ricadute dell'IA, questo Comitato Economico Sociale, della persona elettronica è un inaccettabile, è un sardo morale, perché il diritto in materia di responsabilità ha una funzione preventiva di correzione del comportamento che potrebbe venire meno se la responsabilità non ricadesse più sul costruttore, perché trasferita sul robot, sui sia autonomi. Un Comitato Economico Sociale quindi scarta l'ipotesi della persona elettronica, ma ovviamente lascia aperte le ipotesi delle responsabilità oggettive per fatto altrui. Il gruppo di, questo è un altro documento che vi consiglio, gli avvocati sarebbe bene se lo scaricassero, un gruppo di esperti nominati dalla Commissione si diffondono a lungo sulle proposte della risoluzione del 2017 e anche questo documento di esperti scarta, boccia l'ipotesi della persona elettronica, perché ritiene che sia inutile, in quanto alla persona elettronica andrebbe attribuito un peculium, un fondo, e se questo fondo poi non fosse sufficiente a risarcire i danni prodotti, a quel punto bisognerebbe rifarsi sempre a chi sta alla comunica e quindi all'umano che sta dietro, e quindi è un'applicazione, non una semplificazione, come invece per le società e per gli enti collettivi, non è una semplificazione giuridica attribuire la personalità elettronica alle sistemi di intelligenza artificiale. Fa anche un esempio qui che potete guardarlo con io, fra l'altro, queste diapositive, sia anche queste ridotte ma anche le precedenti che erano un pochino più numerose, io le lascio a disposizione dell'Ordine di Roma, se le vogliono anzi distribuire, do l'autorizzazione, anzi sono felice di questo, distribuirle a tutti i vostri iscritti, ecco, le potete fare diapositive. Finalmente arriviamo alla risoluzione del Parlamento Europeo c'è una risoluzione del Parlamento Europeo del 12 febbraio, è la diapositiva 33, anch'essa si diffonde sui prodotti come con capacità decisionali, questa si occupa più che altro della tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi, quindi sfiora il problema della responsabilità civile, ma esorta la Commissione ad adeguare le direttive sui prodotti, sui prodotti in materia adeguarla a questi nuovi rischi. Finalmente arriviamo alla risoluzione della Commissione del Parlamento Europeo del 19 febbraio 2020, che anch'essa si diffonde insieme al Libro Bianco, che è della stessa data, del 19 febbraio 2020, risoluzione del Parlamento Europeo e il Libro Bianco, prodotti dall'Europa, dall'Unione Europea, e si diffonde ancora sulle applicazioni dell'internet, delle cose, della robotica in materia di sicurezza. Nel paragrafo 3, pagina 3, 13, ribadisce che attiva sulla responsabilità oggettiva da prodotti difettosi ha ben funzionato, integrando le responsabilità per colpa previste dalle leggi nazionali, spesso non armonizzate tra loro. E l'invito è questo, che le leggi
nazionali di responsabilità da prodotto difettoso per colpa non sono ben armonizzate. Arriviamo alla risoluzione dell'ottobre scorso, del 2020, questa riguarda specificatamente la responsabilità civile derivante dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e invita la Commissione a emanare un regolamento in materia. E c'è proprio il testo, propone un testo di regolamento. Propone di distinguere, questa è la grande novità, è un punto a cui siamo giunti nel dibattito europeo, sistemi ad alto rischio e sistemi a basso rischio. Per i definisce poi anche cos'è un sistema autonomo, questa è la diapositiva 37, è un sistema basato, perché è decisivo stabilire l'autonomia, perché il discrimine è quello. Professore, mi scusi, la 37 è il rapporto tra autonomi, coscienza... Sono quelli che... Professore, la 37 è il rapporto tra coscienza e complessità cerebrale. La 37. La 30... No, torno indietro perché vuol dire che ne avete... Noi eravamo alla numero 23. Noi eravamo indietro alla... Bene, questo va benissimo. Rimanga pure su questa, poi le leggo io queste. Il sistema autonomo. Perfetto. Sistema autonomo è fondamentale stabilire l'autonomia, perché più è autonomo e più è meno è responsabile, ovviamente, chi sta dietro. Meno è autonomo e più è responsabile. Il sistema autonomo è un sistema basato sull'intelligenza artificiale che opera interpretando determinati dati forniti e utilizzando una serie di istruzioni predeterminate senza essere limitato a tali istruzioni. Il comportamento del sistema sia legato e volto al conseguimento dell'obiettivo ad altre scelte operate dallo sviluppatore in sede di progettazione. Poi definisce alto rischio, questa a me risulta la 38, ma probabilmente c'è stato un po' una leggero diciamo disordine nelle ultime diapositive. Un potenziale significativo in un sistema che opera in modo autonomo di causare danni o pregiudizi a uno o più persone in modo casuale, è l'articolo 3 del regolamento proposto. Poi c'è quella a basso rischio, responsabilità ad alto rischio. Questo cos'è l'alto rischio? Poi l'articolo 4 definisce la responsabilità per i sistemi ad alto rischio, e per questi ritorna sulla responsabilità oggettiva. L'operatore di un sistema intelligente artificiale ad alto rischio è oggettivamente responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da tale sistema. Quindi si vede che l'Europa ormai propone di un regolamento con questo, c'è già un testo, un articolato nel quale ribadisce la scelta delle responsabilità oggettive. I sistemi a basso rischio invece all'articolo 8 vengono, per i sistemi a basso rischio si propone la responsabilità per colpa. Quindi a basso rischio, se può andare, forse la trova, ancora avanti, la successiva, basso rischio, per colpa dell'operatore in ordine ai danni e pregiudizi causati da un'attività del sistema di A. E si prevede l'onere in questo caso. In questo caso l'operatore può essere esonerato dalla responsabilità e elenca due casi, A e B. L'attivazione del sistema, dice, esonerato per uno dei motivi che si elencano: l'attivazione del sistema senza che l'operatore ne fosse a conoscenza e sono state adottate tutte le misure ragionevoli e necessarie per evitare tale attivazione. Quindi se l'operatore ha attivato tutti queste soluzioni, ha attivato queste sicurezze, può essere esonerato dalla responsabilità. Una riflessioncina di carattere filosofico. Le norme giuridiche utilizzano, sembrano chiare, in realtà non sono affatto chiare, perché utilizzano sempre termini che sono non univoci. Qui si torna a cosa vuol dire misura ragionevole. Qui sulla ragionevolezza, capite, si potrebbero aprire degli scenari. Cosa vuol dire ragionevoli? Quindi per stabilire se uno è esonerato,
bisogna prima andare a vedere se il sistema era stato garantito da misure ragionevoli e necessarie per evitare. Poi B, è stata rispettata la dovuta diligenza. Eccoci di nuovo, ragionevolezza e diligenza. Capite che quando in una norma su questi termini si apre delle voragini interpretative complicatissime. Anzi, questo mi coglione, questa terminologia, di norme aperte, no? Si chiamano di termini, a struttura aperta, per sottolineare il grande limite. Io vorrei rimanesse questo anche da questa giornata agli ascoltatori. Il grande limite, il primo grande limite dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, che è già stata sottolineata, il limite semantico, cioè il calcolatore e quindi il robot, anche il più intelligente, il più apprendente, non comprende i significati, ma comprende solo significanti, per usare un'espressione del Saussure, significanti, solo forme, sequenze di forme. Il robot è una macchina morfosintattica, conosce solo morfologia e sintassi e non comprende assolutamente nulla del significato delle parole. Quindi capite benissimo che i sistemi esperti in cui vengono messe, è difficilissimo realizzare un sistema esperto, perché diligenza e ragionevolezza vanno esplicitate prima per poter poi sviluppare l'eventuale meccanismo logico di funzione. E allora, per concludere, sul piano del diritto positivo, quindi l'Europa si è orientata sulle responsabilità oggettive e ogni Stato nazionale deve scegliere quella che gli sembra la più idonea caso per caso. Evidentemente non è che se ne sceglie una sola: animali, attività pericolosa, responsabilità del committente, del commesso o dell'allievo o del precettore. Ma caso per caso la giurisprudenza sceglierà fra le responsabilità quelle che sono idonee al caso. La conclusione invece filosofica o giuridica generale qual è? Quindi sono sempre delle cose, quindi conclusione, sono delle cose, non hanno superato attualmente la soglia della cosa e non sono diventate dei soggetti, delle quasi persone. Ma questi robot autoapprendenti attuali davvero non la soglia? E questo e vi suggerirei lo verificherei attraverso questa distinzione. Una cosa è il quid, cosa fanno, e fanno, sono come quelle che fanno gli uomini. Quindi da un punto di vista del quid sono dei soggetti, virgolette, degli pseudo soggetti. Dal punto di vista del quomodo, come le fanno? Il problema è come le fanno, come le sviluppano. Turing non gliene importava nulla come la macchina se si rendeva conto delle risposte nel test. Turing diceva: a me non interessa, basta che io non riesca a riconoscere che le risposte vengono da una macchina o da un uomo, per me quello è un uomo di là. Ma il problema non è questo, il problema è capire se attribuirgli riconoscergli, anzi non attribuirgli, riconosci la soggettività, bisogna andare a vedere se le risposte del test di Turing e i movimenti e le scelte del robot sono scelte consapevoli o se sono dei meri sonnambuli. Come lo fanno? Diciamo, il comodo sarebbe il superamento. Questa è la positiva, a me risulterebbe la 31, non so se torna la 31. Ci sono due soggettività, una soggettività ontologica e una soggettività scritticia. Quella ontologica presuppone sensazione, percezione, immaginazione, fantasia, intellezione, autocoscienza, autodeterminazione
è assoluta e si riconosce. Questa soggettività i robot, anche i più evoluti, anche i più intelligenti, non ce l'hanno, perché la sensazione non è realmente non ha lezione, ho detto prima, è limitata soltanto alla, ma non del significato, quindi comprendono benissimo una frase, ma non ne comprendono il significato totum simul, tutto insieme. Non l'autodeterminazione si autodeterminano, ma non si rendono conto che si stanno autodeterminando, mentre invece la società scritticia, quella attribuita è un ordinamento, può benissimo conferire questa soggettività attribuita alle mani. La soggettività giuridica è, il diritto riconosce soggettività non sono che non hanno tutte quelle caratteristiche che citavo prima. L'esempio del servus romano, soggettività giuridica non è logica, cioè non si sovrappone con quelle ontologiche. È chiaro che al 90% si sovrappone con le soggettività sfumato di situazioni che non sono soggettività ontologiche piene, quindi sono soggettività ridotte. Il servus romano è senz'altro un soggetto ontologico, no? Spartacus era un umano, ma era considerato una res, privo di capacità giuridica e dotato solo di capacità di agire, quindi gli era conferita una parte di capacità di agire, ma era una res. La società per azioni, invece, al contrario, è certamente non ontologica, ma considerata soggetto. Quindi l'ordinamento può conferire la soggettività ridotta a entità che non presentano tutti i requisiti della soggettività assoluta. Quindi l'ordinamento potrebbe benissimo attribuire a dei robot che sviluppano le radici quadrate e non soltanto le somme la soggettività parziale attribuita. Sono tutelati quindi per valore, questa è la diapositiva 33, tutelati valore. In un articolo del 90, quello appunto che ricordavo prima, nel Meritevole di tutela, un volume a cura di Lombardi Vallauri, c'è questo mio contributo sui diritti dell'intelligenza artificiale tra soggettività e valore, elencavo i criteri del valore, quindi complessità e elevatezza di funzioni, utilità, rarità e realtà, però sempre tutele per valore e non per soggettività. E oggi è ancora così. Però, tra presente e futuro, sarà così fra qualche anno? Secondo la scuola robotica robotica di Sant'Anna, secondo quelli che si occupano di robotica alla scuola superiore di Sant'Anna di Pisa, nel 2029, vi anticipo questa data, la coscienza, secondo alcuni, la coscienza sarebbe soltanto un livello altissimo di sviluppo di complessità cerebrale e quindi non ancora raggiunto dalla scienza moderna. Allora, secondo questi studiosi, Giorgio Buttazzo ha scritto un articolo alcuni anni fa, Coscienza artificiale, missione impossibile, in cui si potrebbe sostenere che il giorno in cui, è chiaro che si presuppone questo, bisogna presupporre da un approccio monistico, non dualistico, no? Che sia tutto nel cervello, loro sostengono, sta tutto lì dentro, quindi se io riesco a riprodurre un calcolatore elettrico che ha 10 alla 15esima connessioni come il cervello umano, secondo potrebbe essere lì la sede della coscienza, non qualità ma quantità. Chiaro che questo è un'età inquietante, soprattutto per i monisti, perché ovviamente arriveremmo a dire che noi non siamo altro che dei robot darwinianamente molto evoluti, non siamo che dei robot in cui il nostro cervello ha sviluppato la coscienza al proprio interno, quindi non, l'aureola debba farsi benedire, non esistono queste immaterialità. Quando avverrebbe, secondo i robotici di Sant'Anna, questa vicenda, questo evento? Avverrebbe nel 2029, perché se andate nella diapositiva 38,
in cui si fa vedere la, lo sviluppo della, delle RAM dall'80 a oggi, nel 2029, nel 2029, 2000, ma invece 2029, nel 2020, no, questo è lo sviluppo fino al 2000, sostengono che nel 2029, proseguendo con questo sviluppo, che era fino al 2000 questo, avremo dei calcolatori che hanno una RAM di 10, con connessione alla 10 alla 15esima e quindi dei cervelli elettronici identici al cervello biologico. A questo punto è chiaro, vi lascio con questo interrogativo, con questo, diciamo, inquietante e affascinante dilemma. A quel punto bisognerà rivedere tutto quello che abbiamo detto oggi, e quindi le macchine saranno dei soggetti ontologici, consapevoli, coscienti e quindi ontologici, e quindi saranno tutelati, coscienti e anche responsabili da un punto di vista civile in modo diretto. Vi ringrazio. Grazie. Professore, grazie davvero. Io evoco la figura di Sant'Agostino, perché quando ci troviamo a dover affrontare un mare così smisurato e dover costipare in pochi attimi un'illustrazione, affidiamo al professor Taddei una impresa, un'opera che è difficile da realizzare, ma io devo ringraziare sentitamente proprio per la grande capacità con cui si è riusciti a dare un affresco di quello che è lo scenario attuale e il divenire che si preannuncia per tutti noi. Io ringrazio molto di questo e passo immediatamente la parola all'avvocato Alfonso Contaldo, mi scuso per questo piccolo inceppamento, il quale appunto ci illustrerà un altro aspetto, quello dei sistemi legali esperti e dei sistemi legali evoluti, quindi due forme di realizzazione, di applicazione dell'intelligenza artificiale che si coniugheranno molto presto con gli ambienti del settore della giustizia, ma prima ancora, se saranno bravi e capaci, con gli studi professionali di noi avvocati. Avvocato Contaldo, la parola a lei. Un'attivazione del microfono, ecco. Avvocato Contaldo deve cliccare sull'icona in basso alla sinistra, l'icona del microfono. Sono i sistemi che noi utilizziamo di trasmissione che ci danno la possibilità di interloquire a distanza, ma che ovviamente vivono di una loro fragilità, di una loro ancora non piena adeguatezza. Eccoci qua. Ecco la voce. Grazie professore. Dovrebbe esserci il collegamento. Io in realtà mi sono occupato da studente del dottorato di ricerca negli inizi degli anni 90 e poi successivamente soltanto di due filoni dell'informatica giuridica. Uno è quello dei sistemi legali esperti e l'altro è quello dell'information retrieval. In realtà i sistemi legali esperti hanno interagito molto presto con il diritto. Si può pensare che siano stati addirittura richiamati da un antesignano della filosofia del diritto che si è occupato appunto di informatica giuridica, che è Porto Norberto Bobbio, che già nel 51, nel 52 in diritto e logica si rapportava alle nuove problematiche che potevano sorgere con i sistemi che erano appunto computerizzati, e soprattutto che cosa potevano fare come ragionamento e se potevano questo tipo di ragionamento sostituirsi ai giusperiti. Quindi in realtà da lì poi si è evoluta anche in Italia nel corso degli anni 60 e 70 il dibattito
sui sistemi esperti legali, e dobbiamo dire che almeno la mia generazione ha studiato su testi di, oltre che il professor Corasaniti, anche su testi appunto del professor Elmi, Taddei Elmi, e sui testi degli altri suoi colleghi dell'Istituto di Documentazione Giuridica di Firenze, che hanno elaborato per primi in Italia, non ce lo scordiamo, nel 1975, il professor Taddei Elmi vi ha partecipato, un sistema legale esperto, sistema esperto legale, che ha avuto, è stato il vero prototipo da cui poi sono partiti tutta una serie di altre costruzioni programmatiche del periodo. Dobbiamo dirci che nel 75, quando in Italia si lavorava a un prototipo di sistema esperto legale, in realtà non esisteva ancora una definizione univoca di sistema esperto. La definizione univoca di sistema esperto solitamente la si fa risalire al 1977 ad uno studioso della computer science, Feigenbaum, che ricorda come il sistema esperto sia un programma di calcolatore che usa conoscenze e tecniche di ragionamento per risolvere problemi che normalmente potrebbero richiedere o richiedono l'intervento di un esperto. E quindi un sistema esperto deve avere la capacità di giustificare e o spiegare il perché di una particolare soluzione per un determinato problema. Quindi il sistema esperto, bisogna dire che già a partire dall'esperimento fatto dall'Istituto di Documentazione Giuridica di Firenze e poi nel corso degli anni 80, si è cercato di dargli un'attuazione anche in ambito giuridico e soprattutto anche giurisprudenziale. Noi non possiamo dimenticare in realtà che ci sono state anche degli esperimenti in alcune tribunali italiani, dove dei sistemi esperti legali hanno lavorato per poter coadiuvare l'attività dei magistrati nella definizione di alcuni procedimenti, soprattutto in ambito civile. L'esempio classico e più eclatante, quello che viene in mente, è quello degli anni 90, che si studiava come un classico italiano dell'informatica giuridica del Tribunale di Monza, allora presieduto dal presidente D'Aietti, che appunto comportò un sistema esperto legale per la convalida degli sfratti e quindi per addivenire ad un alleggerimento delle funzioni e dei carichi appunto dell'ufficio giudiziario. Ma che cosa comportava in realtà il sistema esperto legale? Il sistema esperto legale era un sistema che inizialmente appare come un sistema che ha un livello di decisionalità estremamente non ampia e quindi può risolvere alcuni problemi, è un facilitatore per definire alcune litispendenze, ma ha una difficoltà vera e propria nell'esulare a quello che è una risoluzione di un problema legata ad un metodo, e quindi non può porsi successivamente ulteriori elaborazioni e ulteriori scelte al di fuori di quelle che inizialmente potevano essere immesse nel programma stesso. Ai sistemi legali esperti di prima generazione si sono affiancati i sistemi legali esperti di seconda generazione, quelli degli anni 90, dove già si è iniziato a parlare già con il professor Sartor di sistemi legali che in qualche modo potessero operare alcune tipologie di scelte al di là
di quanto era stato fatto inizialmente per la risoluzione dei problemi nella programmazione iniziale. E questi modelli in realtà si sono, dalla fine degli anni 90 in poi, si sono, come abbiamo visto anche nella presentazione del professor Corasaniti e anche nella lunga analisi del professor Taddei Elmi, si è avuto una velocità tale per cui alcune tipologie di sistemi esperti avanzati hanno finito per sviluppare, grazie all'introduzione di particolari algoritmi, una capacità assimilabile a quelle delle intelligenze artificiali. Però in realtà il campo dei sistemi esperti legali e dei sistemi esperti in generale è un campo estremamente delimitato. Non è un campo che può andare coprire qualsivoglia attività umana. I sistemi esperti legali combinano delle conoscenze giuridiche e delle tecniche di ragionamento e di analisi giuridica tale che possano incapacitare la soluzione di problemi giuridici. E quindi questo, ad esempio, era nei sistemi legali esperti per le convalide di sfratto del Tribunale di Monza, ma in precedenza, negli anni Ottanta, ad esempio, nei sistemi legali esperti per la convalida degli sfratti, per la risoluzione dei contratti, elaborata dall'Università del Michigan, che è una dei classici dei sistemi, nello studio dei sistemi esperti, che veniva appunto, su cui ci si confrontava nel corso degli anni 90, noi studenti dei vari dottorati di informatica giuridica, nei primi anni 90, si confrontavamo su queste problematiche e vedevamo una soluzione rapida ad alcuni problemi organizzativi. Sicuramente i sistemi legali esperti, anche quelli più evoluti, che poi sono quelli di terza generazione e quelli che comunque iniziano e fanno ricorso ad algoritmi, sono dei sistemi legali che possono possono svolgere dei ragionamenti e possono prendere delle decisioni come fossero appunto dei giurisperiti. Però quello che cosa in realtà comporta? Comporta che sicuramente un sistema legale esperto difficilmente può essere riconosciuta non può essere riconosciuta sicuramente una personalità ontologica, e difficilmente può essere riconosciuta anche una personalità giuridica, perché in realtà i sistemi legali esperti diventano sempre più, sono stati pensati finora, anche con l'ausilio di algoritmi, come degli ausili ai giurisperiti per poter meglio svolgere la loro attività. Quindi in realtà l'evoluzione di questi ultimi 40 anni dei sistemi legali esperti è un'evoluzione di tipo tecnologico, e che consegue chiaramente le problematiche della dinamica, delle dinamiche tecnologiche vere e proprie, ma che però viene ad avere anche dei risvolti di politica del diritto. Noi che cosa iniziamo a capire da questi sistemi esperti legali, soprattutto con le varie sentenze dei TAR che vengono ad incidere sugli algoritmi dei sistemi che formano ad esempio graduatorie in ambito concorsuale? Questo veniamo a capire in realtà che esiste un problema sulla conoscibilità dell'algoritmo, come ha detto il professor Corasaniti, e sul problema di come il diritto positivo possa porsi rispetto a una graduale evoluzione dell'algoritmo stesso e nella sua utilizzazione nel sistema esperto legale.
Io ho una mia posizione in questo genere, per quanto modesta possa essere la mia persona, che ritiene che in realtà ci debba essere una netta differenziazione fra le responsabilità oggettive di un sistema legale esperto, qualora riesca a prendere delle decisioni che possano svolgere o possono incidere su e ricadere, avere ricadute di responsabilità civile e penale. Sicuramente, per quanto riguarda l'opacità degli algoritmi, io ho la mia idea, la mia idea è quello che più o meno sto cercando di sostenere anche con studi sulle norme tecniche, che in realtà sono le norme tecniche che dovrebbero andare a disciplinare e a limitare le opacità degli algoritmi. E le norme tecniche in realtà non dovrebbero essere quelle che vengono imposte dal di là dell'oceano con le maggiori normative tecniche di settore condivise, ma dovrebbero essere quelle che ricadono nell'Unione Europea e che con l'Unione Europea, per essere e divenire norme tecniche, debbono essere obbligate a seguire determinate procedure. Questo ad esempio dell'Unione Europea, che ha definito le modalità procedurali per le norme tecniche CEN, CENELEC, ETSI e quant'altro. Ricordiamo che queste norme tecniche in realtà sono oggetto di rinvio di norme giuridiche, di direttive e di regolamenti per disciplinare alcune specifiche tecniche, soprattutto di apparati dell'industria elettronica ed elettrotecnica. Queste norme tecniche in realtà che cosa hanno? Hanno la definibilità delle procedure. La norma positiva europea definisce le procedure con cui gli organismi tecnici possono elaborare le norme tecniche e come deve avvenire questa procedura perché le norme tecniche possano ritenersi valide. Inizialmente erano due direttive, una della fine degli anni 80 e una dell'inizio degli anni 2000. Adesso abbiamo un unico grande regolamento del 2012 che definisce proprio le procedure delle norme tecniche. E le norme tecniche in realtà hanno bisogno di un contorno giuridico che possa addivenire non tanto su ciò che loro stabiliscono, ma sulla modalità che porta ad una disposizione giuridica, a una disposizione della norma tecnica. Quindi è la procedura di cui il diritto positivo si deve far carico nel definire la cornice. Sarà poi compito della singola norma tecnica definita dal comitato specifico riuscire a dare maggiore limiti all'opacità dell'algoritmo stesso. Questa è una posizione chiaramente su cui si dovrà, chiaramente una posizione aperta, su cui ci potranno essere grandi discussioni e grandi cose. Io cerco di lavorare anche in questo piccolo ambito, mi sono ritagliato questo piccolo settore in cui sto cercando appunto di dare il mio contributo e di svolgere un'attività di ricerca. E devo dire che il rapporto che vedo fra gli algoritmi e le norme tecniche è un rapporto sempre più stretto ed è un rapporto che in realtà potrebbe anche facilitare i successivi interventi del diritto positivo su quelle che invece sono la responsabilità degli effetti
dell'attività degli algoritmi, sia che siano essi combinati in sistemi esperti, sia che essi siano combinati in altre attività dell'intelligenza artificiale. Cosa vedo nel futuro? Io ho letto diverse cose e ho seguito anche diversi interventi online del professor Carasanidi, del professor Taddeielmi, e non posso non essere concorde con loro nel dire che nel giro di 10-12 anni, chiaramente, il problema della soggettività ontologica, che noi adesso riteniamo completamente fuori dal recinto del perimetro del riconoscimento giuridico per l'intelligenza artificiale, è un recinto che andrà a scardinarsi e che quindi porrà nuove frontiere per l'analisi del diritto. Però non dobbiamo mai dimenticarci, in realtà è già da ora, che non c'è bisogno di, come si può pensare, di un codice per l'intelligenza artificiale. Le norme sull'intelligenza artificiale debbono essere poste soltanto da norme specifiche per singole fattispecie. E in realtà tutto ciò che non si riesce a far rientrare in queste norme specifiche lo si deve riportare attraverso l'analogia di legis, l'analogia iuris, e ha il ricorso agli istituti giuridici tradizionali per poter riuscire a normare anche questo settore. Non dimentichiamo che diritto e tecnica sono aspetti in realtà sviscerati sia da filosofi che da giuristi. Uno di quei libri degli anni 90, diritto, il dialogo fra diritto e tecnica, che era un libro scritto a quattro mani dal filosofo Severino e dal giurista Irti, era un libro che metteva estremamente in risalto la difficoltà del diritto di poter seguire l'evoluzione della scienza, ma di come in realtà però il diritto poteva riuscire a definire limitare alcune conseguenze negative e ricadute negative sulla società della scienza, quindi in termini di danni e in termini di danni privatistici e danni anche violazioni penali. Quindi in realtà è un ragionamento questo dell'intelligenza artificiale su cui abbiamo seguito le analisi del professor Corasanini e del professor Taddeielmi, estremamente rilevante, ma è estremamente problematico il futuro, soprattutto se non abbiamo ben chiaro la modalità su come può arrivare la norma tecnica e dove invece deve la norma tecnica restare fuori per lasciare l'ambito alla giurisperita e quindi alla giurisprudenza delle corti e in seconda istanza alla dottrina, la possibilità di rapportare le fattispecie che via via emergono agli istituti tradizionali che conosciamo del diritto o alle leggi che già esistono o ai principi del diritto che già potrebbero vigere sul settore. Io con questo ho chiuso il mio intervento, sicuramente con una chiave problematica rispetto a quello che forse vi sareste potuti aspettare sui sistemi, ragionando in chiave soltanto di sistemi esperti, e lascio la parola nuovamente al moderatore. Grazie infinite. Vedete come anche sotto questo profilo si è ampliato l'orizzonte, siamo a confronto con la tematica della personalità giuridica estesa oltre alle persone fisiche e giuridiche anche ai sistemi di intelligenza artificiale. L'inventiva dell'essere umano è sempre più accentuata, il giurista segue a ruota l'interpretazione di questi fenomeni
e si deve quindi anche interessare di quei riflessi che sono innegabilmente connessi proprio all'inventiva dell'essere umano, quindi al diritto d'autore. E su questo argomento, in proporzione a quello che è la relazione tra il diritto d'autore e i sistemi di intelligenza artificiale, abbiamo la relazione di Marco Scialdone. Marco, a te. Grazie Alessandro. La mia relazione trae spunto dall'opportunità che mi hanno concesso sia Alfonso Contaldo che il professor Taddeielmi di partecipare alla scrittura di un capitolo di un loro libro recentemente pubblicato. Faccio anche lo spot, eccolo qui: Intelligenza artificiale, algoritmi giuridici, jus condendum o fanta diritto, di Pacini, di Pacini Giuridica, che un volume che si occupa un po' di tutte le principali tematiche legate al rapporto tra diritto e intelligenza artificiale. Io ho avuto l'opportunità di scrutinare la tematica relativa, eccolo, scrutinare la tematica relativa al rapporto tra diritto d'autore e intelligenza artificiale. Provo a condividere la presentazione che ho preparato, eccoci qua. Ed è nel capitolo che ho curato, sono partito da molto lontano, da un aneddoto che mi aveva colpito quando leggevo del rapporto tra tecnologia e diritto d'autore, che è un rapporto risalente nel tempo. Era un aneddoto che mi aveva particolarmente colpito e ho deciso di iniziare così il capitolo del libro, ed è un aneddoto che ci riporta al 1839 e che riguarda da un lato la tecnologia, la nuova tecnologia dell'epoca, quella che vedete alla vostra destra, e si chiamava il daguerrotipo, che poi sarebbe divenuto qualche anno più tardi la macchina fotografica, e a sinistra c'era un pittore dell'epoca, un ritrattista per l'esattezza, che si chiamava Paul Delaroche. E le cronache dell'epoca narrano che quando a una dimostrazione di questa nuova tecnologia Delaroche, diciamo, viene impressionato dal fatto che in poche decine di minuti si riesca a sviluppare il ritratto della persona fotografata, lui avrebbe detto: da oggi la pittura è morta. E dal suo punto di vista, in effetti, la pittura moriva in quel momento, perché lui di lavoro faceva il ritrattista, e quindi c'era una macchina che di fatto sostituiva il suo lavoro. Fino a quel momento, chiunque avesse voluto avere un'immagine di se stesso avrebbe dovuto incaricarlo di fare un ritratto, questo avrebbe impiegato giorni di lavoro e una sapienza artistica che non era di tutti. Da quel momento in poi, chiunque avesse voluto, ovviamente con una tecnologia che era ancora rudimentale, ma in pochi anni, chiunque avesse voluto conservare un ricordo di un avvenimento, di una circostanza, non avrebbe dovuto più rivolgersi al Paul Delaroche di turno, ma avrebbe potuto farlo utilizzando questa tecnologia. E se questa preoccupazione era vera all'epoca, c'era anche un altro tema che si sviluppa dal punto di vista giuridico almeno per un centinaio di anni da quel momento in poi, che è un tema che in qualche modo ritroviamo oggi quando si discute dei sistemi di intelligenza artificiale, cioè quando si inserisce una tecnologia tra la creatività umana e l'esito di questa creatività. Possiamo ancora dire che quella creatività appartiene all'uomo e quindi in qualche modo gli appartengono i frutti di quella creatività? Con la fotografia questo è stato messo in discussione per tantissimo tempo, tant'è che nell'ordinamento italiano soltanto nel 1979 la fotografia, l'opera fotografica, entra a pieno diritto tra le opere tutelate dal diritto d'autore, quindi entra in qualche modo nella serie A delle opere tutelate dal diritto d'autore. E allora viene da chiedersi oggi, passato oltre un secolo e mezzo da quel momento, se noi ci trovassimo di fronte alle opere del The Next Rembrandt, che è questo progetto che nel 2016 viene finanziato da un'importante banca olandese e che è finalizzato a riprodurre 400 anni dopo la scomparsa del celebre pittore olandese dei nuovi quadri realizzati, non quindi delle copie delle opere di Rembrandt, ma delle nuove opere di Rembrandt realizzate a partire dalla sua sapienza pittorica. Quello che viene fatto è viene creato un team multidisciplinare di data scientist,
podcast di esperti di storia dell'arte, di storiografi, che selezionano circa 350 dipinti che vengono poi datificati sostanzialmente, cioè resi dati da dare in pasto a degli algoritmi perché imparino le tecniche pittoriche che sono incluse all'interno di quei dati e generino a partire da quei dati dei nuovi dipinti che abbiano la medesima tecnica pittorica del celebre pittore olandese. La stessa cosa si potrebbe dire per le opere di Shadow Village, è l'opera Shadow Village di un collettivo che si chiama Oblivium, che si è posto un obiettivo ancora più ambizioso, perché mentre nel caso di The Next Rembrandt noi abbiamo la riproduzione dello stile pittorico di un preciso pittore, in qualche modo abbiamo un compito un po' più semplice, in questo caso il compito era più complesso, era realizzare delle opere pittoriche che prendessero un raggio di tempo molto più ampio, con una pluralità di stili pittorici, facendo in modo che attraverso un sistema di reti neurali, in particolare quelle che si chiamano reti generative avversarie, si arrivasse alla produzione di opere completamente nuove, a partire da dei dati di input in ingresso. Sostanzialmente noi avevamo un sistema di intelligenza artificiale che selezionava alcune opere, o meglio i dati appartenenti ad alcune opere, le caratteristiche del modo in cui queste opere erano selezionate, a partire da quei dati generava delle nuove opere, queste nuove opere venivano date in pasto a un altro algoritmo di intelligenza artificiale che aveva la funzione di discriminare, cioè di capire fino a che punto era in grado di ricondurle alle opere precedenti o quando non era più in grado di ricondurle a opere precedenti, e quindi quelle opere venivano considerate come opere totalmente nuove. E la stessa cosa può essere detta nel campo della musica con questa sperimentazione che si chiama Song of the Neurons, cioè la canzone dei neuroni. Anche in questo caso si basa su reti neurali per la produzione autonoma di nuove melodie. Ora, in tutti questi casi, quello che noi abbiamo è sostanzialmente un passaggio da quella che negli anni 90 e gli anni 2000 era chiamata remix culture, cioè la cultura del remix, in cui con un gioco di parole che in inglese suona molto bene, l'ho ripreso da un articolo di dottrina statunitense, che è Computers Enabling People to Produce Art, alla situazione opposta, cioè le persone che abilitano i computer a produrre arte. E allora fondamentalmente le tematiche di cui ci occupiamo in questa fase storica sono sostanzialmente tre, cioè se c'è una tutelabilità giuridica dell'opera generata dai sistemi di intelligenza artificiale, chi è il titolare di questi diritti e chi è il responsabile per le violazioni dei diritti di terzi che queste opere possono generare, o se sono necessarie delle nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore per consentire la produzione di queste opere. Ora, il tema della tutelabilità dell'opera generata dall'intelligenza artificiale, anche questo non è un tema nuovissimo. Se riandiamo indietro negli anni, addirittura nel 1965, nel report annuale che il registro del copyright statunitense effettua ogni anno, già si parlava della problematica della computer authorship, e in quel caso sostanzialmente il tema è che veniva posto e che poi è stato mantenuto costante, che la parola lavoro all'interno del copyright act statunitense è fondamentalmente quello di una autorialità umana. E l'altro elemento su cui ci si interroga è a questo punto che cosa sia la creatività, cioè se è un elemento che in qualche modo è collegato strettamente alla natura umana o può essere simulato da una macchina a tal punto tale che quello che è il prodotto di quella macchina può essere considerato creativo ai sensi della legge sul diritto d'autore e può essere oggetto quindi di quella normativa che di fatto tutela la creatività. Ora, la questione sarebbe particolarmente lunga e complessa, il tempo a disposizione non è molto, ma dipende dal punto di osservazione da cui ci si pone. Vi faccio vedere due spaccati della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul tema della creatività a seconda
del punto dove ci si mette quello che producono i sistemi di intelligenza artificiale può essere considerato creativo o meno. Perché se ci si pone da questo punto di vista, cioè da quella che si chiama creatività oggettiva, secondo una impostazione che è sostanzialmente identica nella Cassazione degli ultimi 20 anni, noi abbiamo che il concetto giuridico di creatività di fatto risiede in una manifestazione nel mondo esteriore di un atto creativo, sia pur minimo, quella che si chiama bassa creatività dell'opera, non coincide con l'originalità e novità assoluta, e quindi se noi ci fermassimo a questa prima parte, noi potremmo dire sostanzialmente che quello che produce The Next Rembrandt o quello che produce il collettivo Oblivious certamente corrisponde al concetto giuridico di creatività. Non c'è assolutamente un'originalità e novità assoluta, l'abbiamo detto, si tratta di opere generate a partire di altre opere attraverso un volontario remix di materiale precedente, non semplicemente come un remix, per dire, culturale di cose che si è appresi, ma è esattamente il modo di operare di quei sistemi, ma ci troviamo evidentemente in presenza di un atto creativo dal punto di vista della oggettività, sia pur minimo, e che è evidentemente suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Se però guardiamo l'altra metà della medaglia, cioè quella della creatività soggettiva, allora a quel punto capiamo che c'è un pezzo che manca nella nostra normativa per attribuire la tutelabilità giuridica di queste opere, perché nel nostro ordinamento, in particolar modo negli ordinamenti in generale dell'Europa continentale, la tutela del diritto d'autore è sempre stata legata al fatto che essa rappresenta una estrinsecazione della personalità dell'autore che si trasfonde all'interno dell'opera, e lì risiede la tutela giuridica, lì risiede la ragione per cui l'ordinamento accorda la tutela giuridica, perché quell'opera è di fatto una estrinsecazione della personalità dell'autore, ne riporta in sé alcune caratteristiche fondamentali, e lì risiede la ragione tanto della tutela dal punto di vista dei diritti morali quanto la tutela dal punto di vista dei diritti patrimoniali. E va detto che un approccio simile, sia pure in ordinamenti completamente differenti, lo troviamo anche all'interno dell'ordinamento statunitense. Se ne potrebbero fare tanti esempi. Quello di questa sentenza della Corte d'Appello del Nono Circuito del 97 è un precedente particolarmente interessante e anche così singolare dal punto di vista della narrazione, questo Orantia Foundation versus Maira, perché è un caso che ha a che fare con la fase iniziale della diffusione di Internet, con la diffusione, la riproduzione e l'abusiva comunicazione al pubblico attraverso la rete Internet di questi Urantia Book da parte di un ex aderente a una, la chiameremo setta, ma non in termini dispregiativi, una comunità religiosa che credeva in alcune forme celestiali. Ora, il tema fondamentale di questa controversia è che era indiscusso tra le parti che l'opera non fosse attribuita a una persona fisica, cioè entrambi i contendenti ritenevano che questa opera fosse il risultato di una manifestazione celestiale che fosse stata trasfusa all'interno del libro. La Orantia Foundation riteneva comunque di essere il soggetto che ne era la titolare dei diritti e il soggetto che doveva amministrare i diritti, in ragione del fatto che era quella che materialmente aveva trascritto questo messaggio celestiale. Dall'altra parte, chi si contrapponeva riteneva che, non essendoci una autorialità umana, quell'opera era automaticamente nel pubblico dominio e quindi poteva tranquillamente scannerizzarla e metterla online senza che ci fosse alcuna problematica. E qui, diciamo, nella pronuncia peraltro viene richiamato il tema dei computer generated works, che vedremo essere affrontato in alcuni altri ordinamenti. La conclusione a cui giunge la Corte è che comunque alcuni elementi di creatività umana devono essere capitati perché il libro possa essere considerato proteggibile e ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Quindi la necessità comunque
di un intervento umano, sia pur minimo, è sempre necessario perché sia riconosciuto il diritto d'autore pieno. E allora quali sono, se così stanno le cose, attualmente le linee di indirizzo da poter immaginare o seguire? Uno delle linee di indirizzo di diritto positivo che possono essere seguite è l'esperienza del Copyright Design and Patent Tax. Su questo, peraltro, proprio una settimana fa si è chiusa una consultazione pubblica avviata dal governo inglese sul tema dell'intelligenza artificiale e della proprietà intellettuale. Sono stati raccolti una serie di contributi e proprio qualche giorno fa, appunto una settimana fa, c'è stata la pubblicazione delle risposte del governo inglese rispetto alle sollecitazioni che erano giunte. Una di queste risposte riguarda per l'appunto la possibilità di revisione di questa disciplina, cioè dell'articolo 9, paragrafo 3 della legge sul diritto d'autore anglosassone, per meglio definirla rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale, ma è una normativa che già in sé induce la problematica e la soluzione. Cioè, a differenza di altri ordinamenti, in quello anglosassone è espressamente previsto il caso in cui l'opera letteraria, artistica, musicale o drammatica sia realizzata da un computer, sia computer generated, e in questo caso, a scanso di equivoci, è lo stesso articolo 178 della legge britannica sul diritto d'autore che specifica nella definizione di che cosa sia un computer generated, è una opera rispetto alla quale non c'è autore umano nella sua realizzazione. In questo caso, fittiziamente, si ritiene che l'opera sia attribuibile al soggetto, come vediamo nel paragrafo 3, whom the arrangement necessary for the creation of the work are undertaken, cioè sostanzialmente il soggetto che ha fatto gli sforzi per la realizzazione di quell'opera, che può essere tanto il soggetto che ha sviluppato il sistema di intelligenza artificiale, quanto quello che lo abbia materialmente utilizzato per produrre quella determinata opera, o colui che l'abbia istruito perché poi producesse una determinata opera. La stessa cosa lo troviamo nel New Zealand Copyright Act, cioè un'espressione esattamente identica. Vado a concludere, visto che i miei 20 minuti sono quasi completati, con quest'altra teoria che è estremamente interessante e che ci porta di nuovo oltreoceano, di chi ritiene che in realtà ci sia una disposizione all'interno del Copyright Act statunitense che per quel ordinamento ben potrebbe essere utilizzata con qualche adattamento per le opere create dai sistemi di intelligenza artificiale, cioè la disposizione dei cosiddetti works made for hire, cioè la sezione 101 del Copyright Act statunitense del 1976, che riguarda i lavori che siano realizzati da un impiegato, che siano stati realizzati specialmente in maniera esplicita su commissione. In questo caso la stessa legge prevede che è il datore di lavoro o il committente il soggetto che viene considerato autore. Questo a scanso di equivoci, non come nel nostro articolo 12 bis o 12 ter della legge sul diritto d'autore per quanto riguarda il software o il disegno industriale, dove sono soltanto i diritti di utilizzazione economica che sono automaticamente in capo al datore di lavoro. Nel caso del work made for hire, l'autore dell'opera è considerato il datore di lavoro, quindi come se il soggetto che l'ha materialmente realizzato non esistesse dal punto di vista della normativa sul copyright. E allora si è detto questa può essere una soluzione per le opere generate dai sistemi di intelligenza artificiale, perché in quell'ordinamento sarebbe in linea con la teoria economica del copyright. Sostanzialmente io attribuirei i benefici al soggetto che ha pagato per la realizzazione di quell'opera, assegnerebbe in modo chiaro la responsabilità sui soggetti che controllano il sistema di intelligenza artificiale e consentirebbe di mantenere molti dei principi base del copyright, quantomeno con riferimento agli Stati Uniti. Quali sono le questioni aperte su cui
probabilmente ci sarà o ci dovrà essere un intervento a livello comunitario nei prossimi anni, sono quella della definizione più puntuale dei requisiti della tutela, quella dell'assegnazione della titolarità dei diritti, quella del campo di applicazione della natura dei diritti concessi. Ad esempio, ancora una volta, il governo inglese, facendo da apripista, ha dichiarato espressamente in questa risposta a cui facevo riferimento che a suo avviso la soluzione migliore sarebbe quella di non riconoscere il copyright pieno su queste opere, ma di riconoscere un diritto connesso al diritto d'autore, rispetto ai soggetti che sono titolari del sistema di intelligenza artificiale che ha generato queste opere. Infine, se sia necessario introdurre delle nuove eccezioni o limitazioni per garantire che queste opere possano essere create legittimamente, soprattutto perché, come abbiamo visto, questi sistemi necessitano di una grande quantità di dati e di esempi a cui attingere per creare a loro volta, e questo ovviamente potrebbe entrare in conflitto, almeno teorico, con i diritti riconosciuti sulle opere a monte che vengono utilizzate per allenare il sistema di intelligenza artificiale. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio in particolar modo il consigliere Graziani e il consigliere Pontecorvo per avermi dato questa occasione per me bellissima, perché io penso non avrei potuto trovare giornata migliore, diciamo, per salutare l'avvocatura che non con questo intervento su delle materie che mi appassionano così tanto e con cui con loro ho condiviso tanti anni all'interno della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine. Grazie. Grazie a te Marco, è stato veramente un piacere sentirti, ascoltarti e vedere approfondire, approfondito un tema come questo. Esigenze di tempo ci impongono di dare subito la parola a Sofia Marchiafava che ci illustrerà approfondendo il tema politico del rapporto tra gli scenari dell'Unione Europea e i temi dell'intelligenza artificiale. Sofia, concludiamo in bellezza con te. Sì, cercherò di stare nei tempi anche più brevi di quelli che sono stati assegnati. Comunque, grazie consigliere Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo. Ora il mio intervento appunto riguarda le politiche europee e l'intelligenza artificiale. Inizio subito con la slide numero 2, dove ho indicato appunto sinteticamente nella slide 2 quali sono diciamo, qual è la strategia dell'intelligenza artificiale Made in Europe, che parte, diciamo, da una premessa, che poi è la constatazione e, diciamo, il risultato di tutti gli interventi che mi hanno preceduto, cioè sulla capacità estremamente innovativa dell'intelligenza artificiale, sui benefici che conduce, diciamo, che innegabilmente porta con sé l'intelligenza artificiale, ma anche di tutti i rischi e i possibili effetti collaterali, come per esempio è stato illustrato dal professor Corasaniti, che possono appunto scaturire da sistemi di intelligenza artificiale, dalle sue applicazioni, quindi discriminazioni, violazioni di diritti fondamentali e dei valori europei. Quindi, partendo da questa premessa e dalla volontà di bilanciare da un lato il terreno innovativo, il fattore di crescita, di avanzamento che può portare e anzi sta portando l'intelligenza artificiale, dall'altra la paura di possibili violazioni, quindi la volontà di salvaguardare i diritti fondamentali, i valori europei. Da questa premessa, appunto, le istituzioni europee innanzitutto sanciscono un principio fondamentale che poi è indicato nel libro bianco che è stato elaborato a febbraio del 2020 dalla Commissione europea, principio secondo il quale l'intelligenza artificiale è una strategia
fondamentale, una tecnologia strategica fondamentale solo se a patto che appunto sia antropocentrica, cioè ponga come fondamentale punto essenziale appunto l'uomo, la persona umana, sia etica e abbia un approccio sostenibile e rispettoso dei diritti fondamentali e dei valori europei. Proprio in una recente risoluzione di gennaio 2021, il Parlamento europeo ha indicato tra i principi guida dell'utilizzo, dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale anche nell'ambito della giustizia civile e quindi anche nei sistemi decisionali per quanto riguarda la pubblica amministrazione, la necessità di garantire il rispetto dei principi democratici e dei principi fondamentali dei valori europei e stabilendo che in nessun caso può essere ammessa la violazione dei principi democratici e dello Stato di diritto. Quindi, sempre in questa risoluzione, come vedremo, c'è un principio fondamentale riguardo ai sistemi di intelligenza artificiale che possono prendere appunto decisioni anche in ambito giudiziario, cioè quello in ogni caso di sistemi che devono essere verificati e sottoposto a un rigido controllo da parte appunto della persona, quindi nessuna decisione può essere presa nell'ambito civile da parte di sistemi diciamo di intelligenza artificiale senza il controllo, la verifica e la possibilità di contestazione da parte appunto dei cittadini e di chi è soggetto a questo sistema di intelligenza artificiale, che deve anzi essere indicato e diciamo il cittadino deve essere consapevole di essere stato soggetto ad una decisione da parte di un sistema di intelligenza artificiale, quindi massima trasparenza. E se passiamo alla slide successiva, ho indicato appunto nella slide numero 3 quali sono i punti fondamentali di questa strategia appunto Made in Europe sull'intelligenza artificiale. Allora, una sicuramente un investimento di ingenti capitali sia diciamo pubblici che privati, una pianificazione attenta delle trasformazioni sociali ed economiche ed un quadro normativo ed etico che diciamo deve garantire quello appunto i valori, il rispetto dei principi fondamentali e quindi i principi dello Stato di diritto. In questo diciamo contesto si articolano tutta una serie di azioni, di iniziative e di interventi delle istituzioni europee che possiamo vedere nella slide successiva, in particolare nella slide 4 ho indicato alcune delle risoluzioni del Parlamento europeo che sono state trattate dal professor Taddei Elmi, quella del 2017-2020 di febbraio e dell'ottobre 2020 e l'ultima che è appunto questa che ho già indicato, che è tra l'altro importante in quanto a gennaio del 2021 il Parlamento europeo ha rilevato come nelle attività di internazionalizzazione, quindi ad esempio il commercio online, anche nella possibilità che verranno introdotte sistemi di automazione e appunto veicoli, si incrementerà il numero delle controversie. Quindi in questo aumento diciamo delle controversie transfrontaliere potranno essere utilizzati sistemi di intelligenza artificiale, ma
e questo per esempio per l'individuazione di, della giurisdizione, oppure il problema che tutti noi sappiamo spesso può essere, diciamo, difficile, di difficile risoluzione sulla individuazione della legge applicabile, e quindi appunto questa risoluzione del Parlamento europeo evidenzia questa possibilità di uso nel diritto internazionale privato di sistemi di intelligenza artificiale, ma ne evidenzia nello stesso tempo la necessità di un controllo, appunto di una verifica della possibilità di una contestazione. Quindi, come diceva il professor Contaldo, questi sistemi di intelligenza artificiale sono in realtà di ausilio nella diciamo, concezione appunto delle istituzioni europee e non si sostituiscono alla persona umana. Se passiamo poi alla slide successiva, diciamo, finisco il mio intervento anche tenuto conto dell'orario, stabilendo, diciamo, precisando che nelle politiche economiche europee che trasversalmente interessano tutti i settori, quindi dal trasporto e l'industria, alla ricerca, l'ambiente, l'agricoltura, in tutti questi settori l'intelligenza artificiale ha un ruolo decisivo, strumentale per il raggiungimento degli obiettivi di tutte queste politiche, politiche sull'occupazione, per esempio è stato evidenziato diciamo il problema che nei prossimi anni si determinerà una disoccupazione e spariranno una serie di lavori, ma non solo quelli diciamo manuali, anche quelli impiegatizi o comunque anche professionali. Quindi le istituzioni europee sono come dire, preoccupate di stimolare gli stati membri affinché diciamo vengano introdotte politiche che orientino da un lato gli attuali lavoratori ad acquisire competenze sempre più specifiche, ad aggiornarsi, a formarsi in maniera continuata, e dall'altro a spingere, diciamo, i giovani, in particolare le donne, a scegliere professioni che rientrano nelle materie scientifiche, cosiddetto STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, e anche carriere in questo ambito, anche questo per diciamo, raggiungere una parità di genere. Per quanto riguarda per esempio l'intelligenza artificiale, assume sicuramente un ruolo fondamentale nei trasporti, perché l'utilizzo di sistemi autonomi a guida autonoma, che potrà essere applicato non solo, è già applicabile nei veicoli, ma anche nelle navi e nei treni, nelle metropolitane, determinerà questa mobilità diciamo più funzionale, un limitato problema diciamo nell'ambito ambientale. Quindi ecco, per concludere, sicuramente nell'Unione Europea c'è una grande attenzione per diciamo, l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni, e un'attenzione che è volta da un lato a garantirne lo sviluppo, e perché appunto determina una ricchezza, una prosperità, e dall'altro però anche a tutelare tutto quello che riguarda il consumatore, il cittadino, e quindi è molto attenta l'Europa a garantire appunto il rispetto dei principi fondamentali e dei valori europei. Ecco, quindi in questo senso il mio intervento si conclude evidenziando che, come ha sottolineato il professor Taddei, Elmi, è in atto una normativa che sicuramente sarà determinante con il regolamento europeo riguardo alla responsabilità civile dei danni derivanti dai sistemi di intelligenza artificiale. Grazie. Grazie a te, Sofia, per come hai illustrato il tema, che dimostra non soltanto la tua competenza, ma anche questa esigenza di interdisciplinarità che deve contraddistinguere
tutta la carriera del giurista e che quindi ci porta a considerare come un tema così importante si intrecci profondamente con il tema della internazionalizzazione e dell'approfondimento anche su normative che non sono specificamente del nostro ambito territoriale. Io so anche che tu sei un'esperta di diritto francese, hai seguito a suo tempo come relatrice un corso a cui ho partecipato anch'io, sono orgoglioso quindi di trovarti a concludere questo nostro straordinario appuntamento e raccomando a tutti i nostri relatori di consentire la pubblicazione delle slide che hanno accompagnato dei propri interventi, perché questo diventa per noi il fiore all'occhiello, la ciliegina sulla torta di un evento che a mio giudizio e a giudizio anche dei colleghi che ci hanno seguito resterà memorabile nella storia della formazione della nostra collettività forense romana. Siamo quindi alle conclusioni, rispettiamo rigorosamente i tempi che ci sono stati assegnati e per sintesi mi permetto di ringraziare tutti i relatori che ci hanno accompagnato, ma anche di fare gli auguri a tutti voi, ai relatori, a coloro che ci hanno seguito come discenti, come fruitori di questa formazione, gli auguri per un lieto futuro e una serena festività pasquale. Arrivederci a tutti e grazie ancora per aver partecipato a questo evento. Grazie a tutti voi.